Mentre Consuelo mi ha chiesto di scrivere due righe per il nostro libro di audio del gruppo di preghiera Santa Gianna di Retamolla, io ho scritto così: in questa occasione e durante la preparazione di fidanzamento al sacramento del matrimonio, molte mamme e donne esprimono un desiderio: poter avere un luogo dove riscoprire la fede in un ambiente adatto a loro. Con grande gioia vi indico a tutte la Chiesa della Trasfigurazione, dove giovedì mattina possono incontrare mamme e donne che si riuniscono nel nome del Signore. E non sono parole inventate, ma è una storia da 13 anni, da quando Consuelo, insieme a tante altre mamme e a diverse realtà, come diceva lei, parte della Chiesa, parte di ogni movimento, si sono incontrate qui per arrivare. È un momento straordinario e credo pochi sono i momenti come questi dove le mamme hanno l'opportunità di lodare il Signore per l'intercessione di Santa Gianna della Retamolla. Molte cose sono succedute, molte storie e molti bambini, per la grazia del Signore, per l'intercessione di Santa Gianna, sono nati, sono amati, accogliendo la vita. Grazie al Signore, a Santa Gianna, per l'intercessione e siamo veramente privilegiati di avere in parrocchia il gruppo Santa Gianna per Retamolla, che è un sostegno spirituale per tante famiglie. Vice Capo, grazie. Io do un cordiale benvenuto a tutti voi. Siamo veramente felici di conoscerla di persona e poterla ascoltare. Io mi permetto di presentarla. Io penso che quasi tutti voi la conoscete, ma ci tengo a raccontare qualcosa di lei. Perché in lei ho visto tre aspetti più uno,
che la accomunano a Santa Giada. Il primo aspetto è che è una professionista, non è medico, è giornalista. Ha studiato lettere antiche a Perugia, dove si è laureata, e giornalismo. E da lì ha iniziato a lavorare presso la Rai 3 e curava il giornalismo. Questo per 15 anni. Poi si è trasferita a Roma, dove si è occupata della informazione religiosa presso il Vaticano. E ha sempre collaborato anche con altre testate come Il Foglio, Credere, il Timone e La Verità. Questo quindi è un gran lavoro di giornalista. Secondo aspetto importante di Santa Giada è che è sposata. E su questa esperienza grande, questa vocazione santificante, si è interrogata, ci ha riflettuto tanto e ha voluto condividere quanto ha capito, quanto ha intuito, queste intuizioni geniali, anzi, diciamo così, divine, le ha volute condividere scrivendo dei libri. E alcuni libri, i primi due soprattutto, hanno dei titoli che al momento hanno suscitato un po' di scalpore, un po' di polemiche. Il primo è stato Sposati e sii sottomessa. E questa parola sottomessa ha fatto tremare tante persone. Questo nel 2011. Tanto che poi l'anno seguente, l'ha pubblicato però nel 2013, ha scritto Sposala e muori per lei. Per cui in questa chiave paolina ha potuto spiegare il primo libro e approfondirlo con queste altre riflessioni. Poi ha scritto, per esempio, Obbedire meglio, oppure Quando eravamo femmine, nel 2016. E adesso abbiamo a disposizione l'ultimo libro scritto, proprio come la parola di Dio è una bussola del nostro tesoro. E è a disposizione della bancarella. Ecco, quindi sposate questo rapporto col marito come cammino quotidiano di conversione è proprio un po' il fulcro di tante intuizioni. Il terzo aspetto è che è madre, proprio come la nostra Gianna, madre di 4 figli, e questa avventura è definitiva. E quindi nasce la domanda: come fa a essere giornalista, scrittrice, sposata, la famiglia, tutto, come fa a tenere insieme così bene tutto? Come va a tenere insieme tutto, no? E la risposta che si è data è occorre recintare uno spazio per l'incontro con Dio. E questo ha suscitato in lei, ha fatto maturare in lei l'esigenza di avere una compagnia con la quale condividere questo cammino. E è nato, diceva, un po', è capitato addosso quasi, diceva, questo monastero Wi-Fi. E quindi nasce, si intravede benissimo il quarto aspetto, quindi 3 aspetti più 1, dicevo, in comune con Santa Giada, è la spiritualità, la grande spiritualità. E durante la messa il domani mi ha fatto venire in mente questa cosa di donna innamorata di Gesù, mi ha fatto venire questa immagine. E il monastero Wi-Fi si fonda su 5 pilastri, che sono la preghiera, parola di Dio, la confessione, l'Eucaristia e il digiuno. Ecco, questo è il grande programma per vivere la quotidianità in maniera speciale. Adesso do la parola alla nostra Costanza e mi permetto di fare una pausa. Siamo. Allora, no, cioè in comune con Santa Giada non ho più niente, come può testimoniare mio marito, che per fortuna sta bene nella Roma, no, forse è finita, e quindi non sta sentendo di sicuro, però insomma no, non c'è proprio niente in comune, anzi. Io ho incontrato Santa Giada negli anni, nei primi anni di matrimonio, perché
quando ci si avvicinava alla sua beatificazione, quindi trovavo in libreria la messa del mio padre spirituale vicino a San Giovanni in Laterano, e poi andavo a drogarmi alla libreria, a assumere, no? Sì. E quindi vedo tutti questi libri su di lei e mi incuriosì, e quindi ho cominciato a leggere, poi mi sono innamorata, c'è stato per qualche anno ho imparato tutto quello che era uscito su di lei, perché si ha un grande fascino appunto di una santità senza grandi episodi mistici, anche se io sostengo sempre che quando metto appunto a messa in realtà sono estasi, troppo c'è una realtà stato un merda. No, insomma, una vita diciamo normale, normale almeno all'apparenza, e tutto fatto bene, con cura, con amore, quindi in un modo che ci fa vedere una santità non solo desiderabile, ma anche quasi percorribile, ecco. E quindi sì, insomma, la sento tanto vicina, e sì, penso che possa essere, come voi del gruppo Mamme sapete meglio di me, una grande, una potente, si dice, intercessora, incredibile, come mediatrice, ecco, non lo so. E niente, per quanto riguarda l'essere moglie, per esempio è bellissimo il suo epistolario con il marito Pietro, mi colpisce moltissimo la cura, no? Che ha lei, cioè che è un rapporto di grande delicatezza reciproca, pieno di attenzione, di quella verità. La cosa che mi ha conquistato più di tutto di lei era che comprava moto. Perché quando stava in ospedale, che stava, sapeva che insomma rischiava il momento, quindi sapeva benissimo che poteva finire come è finita, però lei continuava a comprare giornali di moda, e questa cosa mi affascina molto, mi colpì, perché no, sono un po' solito il modello di donna cattolica che ci viene proposta, quella un po' spiegata, con il golfino con il consiglio pastorale, come ci fanno la vita. Quindi ho detto, ma ora che negli anni, che era 50 anni, 40, compra moto, molto avanti. E quindi questa è stata la prima cosa che mi ha conquistato. Poi vabbè, quindi essere prima ancora che lui è donna, no? Quindi una donna che si cura, che ha ancora anche un aspetto, il vestito da sposa è bellissimo, perché voleva poi utilizzarlo per fare una gelaglia per un altare, però tanto c'è tutto il vestito bello, quindi dopo anche questa cosa mi ha sembrata attraente. E poi sì, questo fare tutto bene, cioè studiare con cura, fare le cose con amore, in ogni cosa, lei dice, in uno dei suoi piani di esercizi spirituali, dice, faccio il santo proposito di fare tutto per Gesù, ogni mia opera, ogni mio dispiacere, li offro tutti a Gesù, faccio il santo proposito di voler morire piuttosto che commettere un peccato mortale. Questa idea, no, di fare il quotidiano bene, e ecco, quando l'ho incontrata erano nei primi tempi del matrimonio, quando io non so voi, ho incontrato una coppia di miei sposi in primi mesi, eccoli, e io mi ricordo che facevo quando ho scoperto di aver sposato questo oggetto misterioso che non parlava la mia lingua, cioè, come tutti i maschi, ma in ogni caso ma più grave, perché io non parlo proprio, e quindi proprio io ho detto no, oddio, cioè non proprio questo, non so, magari me lo ritrovo in casa tutti i giorni, ma come dice mio padre spirituale, che spesso il matrimonio come prende su un autostoppista, che dice vabbè, si fa un pezzo insieme, però poi a un certo punto c'è un miracolo, dice no, mai. Io no, cioè non so se tutti è così per me, e i primi tempi quando le misure imparare per l'emorzia, e mi ricordo che mi disse un'amica, cominciavo a lamentarmi, perché lamentarsi è comunque
insomma, una cosa bellissima, no? Da fare, da fare, perché... E lei mi disse, dai, guarda, perché i primi 10 anni sono un po' di curia, e poi hai una bella. E lei disse, no, scusa, sono 3 mesi, chiedo a me se non sei ancora in garanzia, magari se lo riprende. E quindi, appunto, in questa fase del matrimonio, invece, leggere queste lettere di Gianna e Pietro, che avevano tutte queste attenzioni, questa cura, questo desiderio di non credersi, di essere delicati, e poi soprattutto la delicatezza che mi sembrava così attraente e bella. E mi ha molto colpito. E, poi sicuramente anche mio padre spirituale mi ha aiutato con questa cosa di capire che, cioè, che il punto del matrimonio è che ti devi convertire tu e non migliorare l'altro, no? Che è sempre la grande tentazione femminile. Cioè noi donne presidiamo tutti il comitato di miglioramento dei ruoli, no? Cioè noi sappiamo noi come dovete fare le cose, lo diciamo per il vostro bene, ma... Io mi impegno, come dico sempre, mio marito vorrebbe tanto conoscere quella meravigliosa donna che ha scritto Sposa di Cristo, perché cioè, io proprio ogni cosa che fa troverei un piccolo miglioramento da apportare, no? E quando ormai lo conosce così bene che quando glielo dico fa, dai, dillo, no, ti ho sbagliato, no, perché tanto lo so. Vabbè, c'è sempre un piccolo puntino sulla vita, quindi questo sicuramente Gianna, cioè non c'è proprio niente con lei e già parecchio da insegnare, credo, non sono vero, penso che sia un po' la tentazione femminile per eccellenza, come dice appunto San Paolo, che invita le spose a essere sottomesse, proprio perché è nella natura femminile questa. Edith Stein dice molto meglio di me, la chiama questa vocazione della donna a custodire, a educare, a formare la vita quando è più debole, quando è, deve crescere. E dice Edith Stein nel suo trattato appunto sulla donna, cioè lui ha scritto tanti scritti appunto sulla donna, che sono stati pubblicati col titolo appunto La donna, e dice che è proprio una grande tentazione sulla quale la donna deve lavorare, questo voler correggere, che poi spesso può diventare prepotenza, può diventare curiosità morbosa, può diventare imprudenza, cioè imparare a stare un passo indietro, no? A desiderare che l'altro sia più se stesso e non la nostra proiezione, esatto, la nostra, perché io se volete per un numero, cioè che consigli, no scherzo, però con quell'evidenza proprio, anche secondo me testeggiano stasera che non ci sono e non rompo. E quindi questo, quando dai una volta a confessarmi una confessione memorabile dal mio padre spirituale, l'ho raccontata tante volte, andai appunto alla verità, in realtà, di mio marito, e lui mi ascoltò pazientemente tipo per 40 secondi, perché non ci aveva tanta pazienza con lui, e io in un slancio di misericordia dissi sì, però sai, mio marito è così, che lui non viene a messa e quindi io dall'alto della mia superiorità spirituale, e lui mi fece un secondo me, va bene, lui non viene a messa, perché se uno che prega e diventa come te è meglio guardare la roba sul divano, evidentemente va meglio. E quindi quella fu insomma un po', diciamo, uno dei punti di conversione, di inizio, cioè quando ho cominciato a capire questa cosa strana che non l'avevo mai valutato, che forse ero io che dovevo cominciare a convertirmi. E fu allora che mi diede da leggere la famosa storia di quel plan di Montanaro, che ho raccontato tante volte, però la devo contare anche qui a Lugano, una colonia di nomi, mi disse appunto come penitenza della confessione di leggere questa storia di Will Brown, che però io non conoscevo, e non
comprava sempre dei libri esclusi fuori commercio, con dei titoli che non capivo, che sono ripetute 6 volte, quindi vabbè, dico, poi lo troverò. Invece la sera vado a casa, apro il libro, cioè i piccoli erano ancora in età da farmi, la serale, apro il libro delle favole e trovo proprio questo, che manco sapevo che fosse nel libro. E quindi dico, vabbè, ho capito Dio, chissà quando proprio e quindi leggo questa storia, che è la storia di un uomo che abita in montagna con la moglie, hanno due mucche, decidono di andare a vendere una e lui va giù al mercato del paese, sta tutta la mattina e non riesce a venderla. Torna indietro e camminando incontra un uomo con un cavallo che gli propone di barattarlo, barattarla mucca col cavallo, e lui accetta, dice almeno faccio qualcosa. Proseguendo incontra uno con un maiale, poi con una pecora, una capra, un'oca, un gallo, insomma fa questi successivi baratti sempre con animali di valore inferiore. Infine sta tornando a casa con il gallo sotto braccio, incontra un uomo che dice, ma guarda che bel gallo mi vedi, lui prende, pensa, vabbè, mi fanno comodo un po' di soldi da mettere sotto il materasso, e accetta. Però tornando a casa si ferma in una caverna, cena e spende tutto il ricavato, per cui arriva a casa, come allora dice, dopo cena a mani vuote, il vicino lo vede, immagina che abbia venuto la mucca e chiede come è andato, quanto hai ricavato. E quel brano racconta tutta la storia, il vicino fa, mamma mia, non vorrei essere nei tuoi panni, perché immagino che in quanti ti ricade essere la moglie. E lui cade dalle mura, no, ma perché non ci avevo proprio pensato, perché mia moglie mi ama così tanto che tutto quello che faccio io per lei è fatto bene. E allora il vicino dice no, in questo caso non ci credo, scommetto un sacco di euro che gli darò che dopo inizia a fare. Il brano accetta la scommessa, va a casa e il vicino si apposta dietro la finestra e ascolta tutta la conversazione. Allora caro, vieni, riposati. Già qui, come è andata ieri, è pronta la cena? Già qui vedo delle differenze. No, insomma, non è andata tanto bene, perché la mucca l'ho venduta e l'ho barattata con un cavallo. Tutto proprio bene, bravo, metti il cavallo nella strada e vieni a mangiare. No, però ti devo dire che ho barattato con un maiale. Hai fatto bene, perché facevo il prosciutto, bravo, vieni. No, però, insomma, per ogni animale che bravo dice la moglie trova un lato positivo, anzi, più è piccolo l'animale, più mostra entusiasmo. È bravissimo, è fatto bene, colloca l'arrosto, nel campo si sveglierà la mattina, un uomo da poco ti devo dire che l'ho venduto, ma è fatto bene, noi ci svegliamo quando ci pare, bravo. E poi ci facevo comodo, un po' di soldi. No, però ti devo dire che ho speso tutti i soldi, anzi ho anche cenato, ma che mi importa, più grande, per me l'importante è che tu sia tornato, che tu sia mio marito, che tu mi voglia bene e tutto il resto. Non conta niente. E quindi vabbè, il vicino deve cedere il sacco pieno di monete d'oro, ma soprattutto io ho capito che diciamo non ce la fanno proprio tanto con la mia confessione. Tra l'altro quando ho letto questa storia, dopo ho scritto il primo libro, e mi aveva scritto una signora per lamentarsi di suo marito, di cose che. Perché delle volte le cose che ci fanno far fatica nelle relazioni, viste da fuori sembrano, non so se succede anche a voi, cioè io quando racconto alle mie amiche le cose, cioè mi dicono di tutto quello, non smettere, ma ti rendi conto che marito che c'hai, ma è possibile che non ti sta vedendo niente, ma quando uno è dentro, poi il demonio ci lavora sempre, no? E ci susurra sempre. Tutto il Radio Satana che sta sempre accesa, vedi, vedi, ha fatto questo, vedi. E quindi io ho detto queste cose che questa signora mi diceva mi sembravano veramente delle stupidaggini, per cui ho detto guarda, facciamo una prova, facciamo le mogli di cui curando per un mese, proviamo. Poi non dici più niente di queste cose, tuo marito aveva già portato le carte dall'avvocato, si stava separando perché erano anni che litigavano sulle stesse cose. E abbiamo fatto questa prova di un mese e ha detto aspetta, mi rispetti tra un mese e mi dici com'è andata. Allora lei un mese dopo mi ha scritto guarda, non ti rendo conto, mio marito ha smesso di chiedergli quelle cose che gli chiedevo da una vita
e ho cominciato a ringraziarlo per tutto quello che fa per me, e non ho mai capire, è cambiato dal giorno alla notte, è irriconoscibile, io proprio non so come ringraziarti di quanto bravo, perché invece 3 giorni ho assistito, e quei 3 giorni che ho detto, no, grazie che hai preso Bernardo a scuola, ti ringrazio tanto, lui mi guardava e c'era sempre questa impazzita, lo faccio da anni, no, veramente, ti ringrazio, allora, dimmi quello che mi devi dire, quindi diciamo che ci stiamo ancora lavorando, se stiamo rivoltando, ogni tanto questa amica mi scrive, grazie. Mi scrive insomma la cosa in un brano 37, cioè non può capire quello che ha fatto, perché cioè, il punto non è tanto non dire le cose, il punto è cambiare lo sguardo, cioè proprio capire che c'è veramente spesso un inganno del demonio che ci vuole separare, no? E delle volte c'è come un esorcismo, non nel senso letterale, però proprio un lavoro da fare su questo modo che si vuole sempre infilare. E questo secondo me Gianna e Pietro sono stati veramente una coppia esemplare, cioè hanno sempre sottoposto, ci ha messo al centro della loro relazione Cristo, no? Quindi la vita spirituale, la preghiera, e non hanno permesso che entrasse il nemico, no? Sì, poi vabbè, spero che abbiano litigato anche loro qualche volta, speriamo che sia anche umano, però cioè, il punto secondo me è quello, cioè non ascoltare, non andare dietro, il mio padre spirituale diceva di sigillare le emozioni come dentro un acquario, proprio con silicone, quando senti che ribolle tutte le cattiverie che ti vengono fuori, che sigilla, non fa uscire niente, perché cioè, il problema non è che ci sia dentro, ma il problema è farle uscire. Santa Caterina da Siena diceva che il vomito, cioè tutti i gastrici puzzano quando vengono fuori, cioè, quando si vomita, scusate l'immagine brutta, però lei è il direttore della chiesa, dice che invece il posto giusto è proprio dentro, cioè il problema non è che ci siano sentimenti cattivi, passioni, ma il problema è farli uscire e dare loro diritto di cittadinanza, no? Quindi cioè, il punto è fare proprio un lavoro spirituale, un lavoro di ascesi, certe volte, non lo so come definirlo. E questo sicuramente Gianna e Pietro con la frequenza ai sacramenti, io questo l'ho capito un po' dopo, ci ho messo un po' di più, che era proprio necessario trovare di 5 anni, come dicevi tu, uno spazio veramente un nucleo di vita spirituale. Poi sicuramente, secondo me, io ho pensato a me e mio marito così, proprio totalmente, cioè io parlo tanto anche al giorno, lui un monosillabo a semestre, cioè io inviterei tutti i giorni qualcuno, ieri ho invitato un amico, mi fa ma ancora, dico, ma sono passati 3 mesi dall'ultimo invito a cena, per lui la sua, come il caldo percepito, la socialità percepita, perché lui è molto diversa da mia. Siamo veramente proprio diversissimi su tutto. Io pensavo che cioè, il Signore ci ha pensato insieme perché nascesse anche questo piccolo apostolato sul matrimonio da questa insomma, operazione Mission Impossible di trovare un modo di essere uno, lavorare per essere uno. Penso che l'essere una carne sola sia veramente il punto di arrivo di una vita, no? E quindi, vabbè, mi è stato molto utile, anche sempre grazie al Padre spirituale, capire tutte, non tutte, però intuire che ci sono alcune differenze tra uomini e donne che oggi quasi soprattutto non vengono sì, riconosciute, anzi bisogna negarle, perché siamo tutti uguali, invece
per me è stato evidentissimo, appunto, avendo questo modello base con mio marito, e io, insomma, come anche le nostre figlie femmine, sono invece un modello moltissimo optional, insomma, molto più marito di tanto fa. Senti, la mamma, ragazzi, la mamma non so cosa è, e vabbè, è colpa mia, però altre due no, cioè, no, parlate con lei, che non mi capisco, non mi capisco, cioè, andate dalla mamma, poi io traduco, che se ci riassumo, quindi oggi la mamma ha detto, guarda che hanno detto che non veniva a pranzo, perché andate, come tutte noi, tutte le donne fanno, anche lì crolla, ne ha voluto per un minuto proprio, cioè, tipo le cartine scala 1 a 1, quindi devono raccontare tutto, perché non vado lì ma vado di là, perché mi ha invitato quella, però l'altra si offende, però e mio marito fa sì, ditemi solo quanta pasta devo fare, no, tutto il ragionamento, ecco, quindi io sono, diciamo, il loro traduttore e ho capito appunto che in questi anni sia di matrimonio anche di maternità con maschi e femmine, che noi donne per esempio usiamo un linguaggio che padre Emilio diceva tonale, cioè non conta il tono delle parole e non il testo, cioè il testo è, diciamo, una scusa, quello che conta è come dico la cosa, quindi che ne so, quando come va tutto bene, io l'amico negli occhi di mio marito perché dice tutto bene, che vuol dire? Cioè che dove ho sbagliato, no, ma tutto bene, no, se non lo capisci allora, no, non lo capisco, te l'ho detto, come lo sai, non lo capisco, dimmi quello che vuoi, e allora, no, dico, però va bene, perché noi donne potremmo essere intuite, potremmo cioè, che gli uomini capissero senza che chiediamo, vabbè, l'altro esempio che faccio sempre, quando torno, vabbè, domani c'è la macchina, lei in porto, quindi quando mi metti con quel treno, dico, arrivo alle 9, però vabbè, non importa, prendo un taxi. E mio marito per anni, cioè, non veniva perché io gli avevo detto, non importa, prendo un taxi, adesso deve aver sentito qualche incontro, perché adesso ha riparato, mi dice, sì, vabbè, beh, ho capito, no, però non devi fare così, che cioè le cose che non devo essere anche contento che mi alzo la domenica mattina, certo, devi essere contento che non vedi l'ora di rivedermi, non puoi aspettare neanche quei 10 minuti in più, perché insomma io vorrei che arriva con il cavallo bianco e il mantello, infatti una volta poi a Roma non si trova mai parcheggio alla stazione, mi aspetta al solito posto. Una volta trovo parcheggio miracolosamente, stranamente si ricorda anche dove ero, e quindi vede il treno da dove arriva, si mette sul binario giusto, un po' dal binario per farmi la sorpresa, dice, ma lui c'è uno con le rose, ma no, però dove è andato? Dice, non mi sento. Perché, per esempio, le rose, i fiori per lui sono, ogni tanto le figlie glielo dicono di comprarli, perché per lui sono una cosa inutile, cioè che servono, i fiori non servono, no? Sono una sorella. Adesso intanto le figlie condisano, oppure gli dicono quando vado dal parrucchiere, così si ricorda di fare un complimento, perché normalmente non si accorge. Guarda che la prima volta l'ho chiamato, ci vediamo dopo, se non fanno tanto sono dal parrucchiere, stai benissimo. No, no, aspetta, almeno poi dopo magari mi dimentico. Ormai non la capisco, oppure quando le figlie chiedono come sto, che ne so, con i jeans, vedete che si gira verso di me, che devo rispondere, devi sempre dire bellissima, perfetta, oppure insomma, vabbè, si sta adattando. Invece il linguaggio dei maschi è aderente alle cose, per esempio i figli maschi, a parte che si mandano i messaggi su WhatsApp da un piano all'altro del letto a castello per non scomparsi a parlare, si guardano. E le femmine invece parlano delle discussioni tipo decennali sulla maglietta, di chi è, come chi sta, e tutto. E, però, dicevo prima con qualcuno di voi che l'altra parte
te, che a me hanno sicuramente una sensibilità diversa. Cioè, se io dono, diciamo, qualcosa che mi preoccupa, le mie figlie mi vedono da 10 metri, che c'hai, ma che è successo? I figli maschi potrebbero giacere a terra in una pozza di sangue, che vedrebbero che si mangia, a che ora è pronto. Le due domande, che si mangia e a che ora è pronto, come stai proprio mai sentiva. E vabbè, posso le differenze, insomma, potrei parlare ore, perché ormai sono allenatissima. L'ultima differenza che per me è stata molto utile capire, il mio padre spirituale, quando ci siamo sposati, mi ha detto: ti devo dire una cosa, ero io pronta, quegli appunti, il segreto del lavoro cristiano, la Trinità, l'uomo, mi ha detto: ricordati, un uomo davanti a un computer rotto e sono un uomo davanti a un computer rotto. Dico, ma ti pare una cosa da dire un giorno delle nozze? Cioè, non ricordo che non mi ringrazierà. Infatti ho capito che, cioè, mi devo ricordare che un uomo che fa una cosa, che sta risolvendo, cioè gli uomini vogliono risolvere il problema. E quando l'uomo sta risolvendo un problema, non mi devi rompere le scatole. E io mi dicevo, vedo fermo da qualche parte, seduto, dico, beh, approfitto, non sta fermo, perché normalmente mi fa, come va la prima mia? Dico, scusa, ma chi sa come va? Fermati, no? E invece quando sta aggiustando una cosa, lo vedo fermo, io comincio a guardare tutti i miei psicodrammi, di ore e ore, e ho capito questa cosa, perché che un uomo fa una cosa per volta, bene, per carità, però una, e quindi bisogna rispettare questa cosa, e che insomma mi avrebbe risparmiato un sacco di dispiacere. Tipo, a volte se lo chiamo al lavoro, secondo me non si ricorda che è sposato, perché mi fa, chi è? Sono io, ti ricordi? Sì, ma sto lavorando. Chi vuole? No, ti volevo salutare. Ah, ma parti? No, salutare nel senso sapere come stai. Non mi hai chiamato 2 ore fa. Dove mai? 2 ore. Non può succedere di tutto, no? E quindi ormai ho capito che quando sto al lavoro devo chiamare solo per le informazioni di servizio, ma meglio se le scrivo così. Vabbè, insomma, poi magari se volete su questo torniamo. Sull'essere morte, la cosa che mi ha colpito più ovviamente di Gianna Benetto Molla è sicuramente la sua cura incredibile dei figli, però certo l'episodio, no, cioè avere il coraggio di lasciare 3 figli già nati per poter permettere alla quarta di nascere, cioè è una cosa che anche insegna una maternità che non è lo stesso, ecco. Questo, per esempio, rispetto, non che si facciano confronti, però Chiara Corbella Petrillo, che ha una storia meravigliosa che è stata segnata in un modo, la conoscete tutti, no? Però ecco, cioè, in qualche modo mi colpisce di meno, perché penso che, cioè, decidere tra la mia vita e quella di un figlio, penso quasi che per le mamme sia istintivo decidere per il figlio, ma decidere anche quando già ci sono 3 bambini piccoli già nati, ecco, lì secondo me ci vuole proprio una maternità che sia libera, no? Che sia proprio, perché quello è un caso in cui anche la Chiesa permetterebbe in teoria di scegliere, cioè lascia, non impone l'eroismo alla donna, no? È proprio invece l'idea che i figli non sono i tuoi e che quindi possono sopravvivere anche senza di te. Secondo me questo è un grande segno, no? di una maternità proprio santa e libera. Io non so, ecco, cioè, ora sì, io ho i figli, sono grandi, penso che, però quando, quello è il mio incubo ricorrente, non di lasciare i figli, o di, ancora sogno di perderli, però ormai sono tutti più alti di me, mi fa ridere questa cosa, però imparare questo amore che permette anche ai figli di perdersi, di
trovare se, cioè insomma di fare il loro cammino senza la mamma chioccia che controlla, che dirige, che insomma anche l'amore materno l'ha purificato, secondo me c'è un amore che deve imparare dal silenzio, dalla preghiera, per esempio anche qui a rispettare lo sguardo materno sui figli, questa secondo me è una cosa importantissima, soprattutto quando crescono, perché forse per me sarebbero tutti a casa allattati fino a 40 anni. L'altro bisogno che racconti sempre, quando una volta mio figlio era andato a vedere Milano Roma a San Siro senza il mio permesso, però con il permesso del padre, appunto, no? Riguarda la Roma, va bene, è andato in trasferta, dico ma come va, dove dormo, mio marito diceva sì, vabbè, allora è rimasto in quest'anno, come va? È tutto a posto, convertiva, ma sto a San Siro. Dico, vabbè, scrivimi dove vai a dormire, quando torni, fammi sapere qualcosa. Niente, sparisce nulla, si fa più vivo. Dico, io lo chiamo, mi fa, non puoi chiamare un trai curva che gli squilla sul cellulare, mamma, di essere salvata da lui, con se si va bene in costanza, non voglio sapere. Comunque, dico, no, senti, cioè sono preoccupata, vabbè, un rosario, due rosari, tre rosari, mio marito fa, a luna fa, vabbè, io vado a dormire, come vai a dormire? C'è un rosario, un anno, non sappiamo dove va, quando torna, vabbè, che posso fare? Vado a dormire, poi lo sapremo, e quindi, vabbè, io continuo a pregare, a un certo punto, comincia a chiamarlo, telefono staccato, digitale su Repubblica.it, tifoso romanista ucciso, tifoso ferito, mani segate, e dico l'unico motivo per cui non si capisce è che vanno segate le mani, c'è una ragione dell'universo, quindi niente. Alle 4 mi ricordo che ho il numero di un amico. È andata così che alle 4 sveglio mio marito e faccio, io parto, dove vai? A Milano, dove a Milano? Sono con la curva, almeno per il corpo, cioè, per quanto sicura. Mi fa, no, aspetta, ti do il numero di un amico che, ma sei un disgraziato, cioè avevi il numero, io sono un po' 6 ore, ti prego. Vabbè, mi dà il numero, chiamo, mio marito fa, sicuramente non prendeva il suo telefono, avrà trovato da dormire da qualche parte, sarà andato. Quindi chiamo questo amico, lo sveglio, mi fa, no, non so, sta qua, sta a dormire, e me lo passa, senti che è effettivamente vivo, e quindi niente, a me poi sveglio addormentata, e da quel giorno ho deciso che mio marito su questa cosa, le cose che mi spaventano, hanno sguardo più lucido del mio, decisamente. Quindi ho appaltato l'ansia a mio marito, quindi io vado in ansia quando tu mi dici che posso andare in ansia, quindi praticamente mai. Quando escono chiedono, posso alziare? No. Adesso posso alziare? No. E quindi, però devo dire che è proprio un lavoro di circoncisione del cervello, cioè proprio perché so che la mia percezione di pericolo è lievemente, diciamo, innaturale. E questa, insomma, penso che faccia bene anche ai figli vedere che, cioè, che i genitori cercano di accogliere lo sguardo dell'altro, no? di fidarsi l'uno dell'altro. Su certe cose io ho l'esclusiva, insomma, per esempio sullo studio sono io la rompiscatole ufficiale, però ecco, sui permessi, quello che si può fare, non si può fare, gli orari, le cose pericolose, oppure anche le esperienze da fare, qualche viaggio, per esempio, è andato solo mio marito con i maschi, cioè penso che sia prezioso per i figli vedere che la madre non è corso qualcosa. E in questo danno sicuramente ha
montato nel modo massimo, quindi si è affidato alla mia, suo marito, di Dio, della vita. E padre Emilio diceva sempre che i figli devono perdersi nella carovana, e dice, pensa quando Gesù, dico sì, vabbè, ma Gesù, Gesù poteva affidare, cioè per perdere Gerusalemme, non è proprio, tra i dottori del Tempio, con i miei, non è proprio che perdere la stella, insomma, di mezzo la questione. Però anche questo è per un opere che crescano, che a un certo punto noi li consegniamo a Dio, cioè sono di Dio, e possiamo, a un certo punto che si possa soprattutto pregare per loro, è la cosa più importante da fare, anche digiunare. Io ho scoperto la potenza enorme del digiuno, che è proprio una cosa che faccio in fatica. Cioè, posso fare qualunque fatica, ho corso maratoni, ho fatto di tutto, però cioè, mangiare pane e acqua un giorno, una volta ho scoperto che c'è un sacerdote che con cui ero chiamata a prendere un caffè e c'era la palla sul balcone, faccio veramente starei digiunando, quindi non so se è proprio la palla, ma si dice che il diritto, non so se è canonico, che dice liquida l'infrangunt, cioè le cose liquide non vengono di più, non l'avessi mai detto da quel giorno, da quel giorno fa, che il giorno penso che potrei frullare la salsiccia, cioè penso che non deve mai girare questa cosa, però cioè, poi ovviamente a mezzanotte sfoglio il cinghiale, quando il papà ha chiesto il digiuno per l'Ucraina, io ho detto, però a Kiev adesso sono le 11, cioè alle 11 ho detto adesso è mezzanotte, quindi è finita, no? Cioè perché alle 11 ho appunto cominciato a affettare il cinghiale, invece mi guardate in questo momento più lungo, dico non sembravo. Però devo dire, ecco, quando ho digiunato per qualche cosa che mi preoccupava seriamente per i figli, funziona, ho visto questo. E poi vabbè, professionista, per quello insomma, come faccio a fare tutto? Faccio tutto male, sempre aiutando, sempre a pezzi e cercando di sopravvivere, di barcamenarmi. Ho cominciato a scrivere in realtà per un caso, cioè nel senso che un amico. C'è una persona, avevo letto un articolo sul Foglio in realtà, e Camillo Langone aveva scritto un bell'articolo, io non lo conoscevo e gli ho scritto da una mail nella RAI per dargli un po' di tono, e lui mi ha detto, ma chi sei, che fai con la web, faccio finta di fare la giornalista, ma in realtà ho scritto la scopa di mio giornale, telefonare alle amiche per convincerle a sposarsi. E mi ha detto, no, perché non scrivi il libro, perché io cerco autori per la Valvecchi. E mi ha detto, no, ma guarda, non sono in grado, insomma, però era un po' difficile il lavoro, quindi ho provato, gli ho mandato una mail con un po' di appunti del corso di matrimoniale di Assisi, un po' di queste confessioni che ho raccontato con mio padre spirituale, e lui è rimasto entusiasta e quindi è cominciata questa avventura. Diciamo che ho detto un po' di sì alle circostanze che si sono presentate, ecco. E l'ultima cosa, poi smetto, è questa del monastero che fai. Diciamo che andando in giro per tante parrocchie come questa sera, ormai sono tanti anni che lo faccio, e incontro tante persone con delle storie bellissime, a volte anche dolorose. E una volta una signora Brescia, una signora mi disse, sì, vabbè, belle parole, tutto bello, che è il centro della relazione, cioè il rapporto con il Signore, che pareggia tutti i conti, tutti i calzini non raccolti, tutte le attenzioni mancate. Sono belle parole, però io quando torno sul divano c'è mio marito, non c'è il Signore. Quindi come intendi, cioè che vuol dire avere questo rapporto? E quindi ho cominciato a riflettere su questa cosa e ho provato a scrivere una cosa, diciamo, una sorta di piano di vita con quei pilastri
che c'è più sulla la preghiera, l'ascolto della parola, la confessione, l'Eucaristia, il digiuno. E da questo libro che avevo letto un po' di amiche che avevo incontrato poi là nella città, in Italia una volta sono venuti a trovarmi al mare, 4-5 di queste, e hanno detto, sì, ci sentiamo un po' unite in questo cammino, come insomma, se fossimo come nello stesso monastero, con la stessa terra, però abitiamo in tante città diverse. È vero che siamo unite, dicevamo per scherzo, via wifi, cioè preghiera, però anche messaggi, social, però qualche volta bisogna anche avere di vedersi, farsi compagnia completamente, perché c'era la compagnia di essere di carne. E quindi abbiamo pensato di vederci una volta a Roma, allora lui mi diceva sì, tu beh, fai, insomma, sei fortunata perché hai tutti i pretoni a Roma, tutti i big. Io sto a Tisina, un sanese, siamo 3 ottantenni e io che ne ho messa. E quindi ho detto dai, venite una volta a Roma, facciamo, diciamo, passare insieme a casa mia, poi magari mi organizzo una messa, chiedo qua da un Fabio Rosini, a Fabio Lovizio, insomma ci organizziamo e lo scrivo sul blog, così se mi sono dimenticata qualche amica. Insomma, per parlare si sono iscritte 2000 persone e quindi a casa mia non c'entravamo, c'avevamo ancora gli appunti del primo incontro, Laura porta le ciambi del caffè, Giuseppe va la e poi invece la cosa si è trasformata. E quindi cioè, ho capito che per chi appartiene a una realtà forte nella Chiesa, forse queste situazioni sono meno forte, però per tanti che vivono un quotidiano, appunto, che infilano la messa, anzi, io dico sempre che vado a sacco, perché arrivo sempre alla fine, mi impegno un po', ma insomma, sto sempre in ritardo, infilo un rosario mentre guido le cose. Ma anche quei benissimi diamanti, visto che è una santa, ma è una Roma, è veramente una sfida soprannaturale. E poi, insomma, cerco, finisco le novelle alle 4 di notte, mi addormento, e tutto quello che sapete bene, no? Di chi fa tante cose. Dicevo, insomma, chi appartiene a una realtà sicuramente ha una compagnia, ma chi come me e tanti di noi infilano la vita spirituale nei buchi, è importante avere anche appunto una compagnia. E quindi questa cosa che doveva essere un rosario con un rostato diventava una giornata che trova, era se venite a Roma allora ci organizziamo, chiedo a Don Fabio Rosini, a Padre Maurizio, a Don Vincent, a Padre Emilio, cioè i sacerdoti che mi hanno tanto aiutato in questi anni di venire tutti. Poi è stato il problema trovare la chiesa, perché 2000 non era proprio un numero facilissimo da gestire, poi continuò all'armata di chiese e continuavano a iscriversi, quindi a un certo punto ho chiesto ai francescani e hanno detto guardi, 300 ce ne entrano, io ho detto beh, è un uomo, secondo me fino a 600 non ci fa caso. Quindi con mio marito dicevo faccio così, ma non erano due ospiti, sì va bene, ma poi ho aggiunto altri 8, tanto che ci andavamo. E quindi però dopo 700 2000 è proprio impossibile, quindi insomma alla fine chiesi, questo era il 2018, al vescovo di Roma Centro se potevamo andare a San Giovanni, mi detto ma scusa, ma sei matta, è la cattedra papale, la chiesa più importante del mondo, poi la diamo alle amiche che vogliono ritrovare insieme, ma tu proprio scopri. E quindi eravamo a 10 giorni da questa cosa, non sapevamo dove andare, con Monica, una limite, la mente e tutto, siamo andati a tirare la montagna miracolosa appunto a San Giovanni, dove facevamo Madre Teresa, che lei quando vuole in casa aveva la medaglia e gliela regalavano. E quindi dico, proviamo a regalare una volta magari. E quindi tipo una settimana da quel giorno mi telefono il cardinale Cardo di Roma, mi fa no, perché so che sta cercando una chiesa. Ma che ne dice di San Giovanni? Ma San Giovanni se la scopre, già che si va a
fa, ma scusi, chi le ha detto no? Perché io sono il capitano, cioè sopra me c'è solo il papa. E quanti anni me l'ho fatto? Ma che se la scuola è il capitano. E quindi ci ha aiutato sempre male. E poi abbiamo pensato che questa cosa rispondeva a un bisogno. E quindi ci siamo insomma allargati, ora vi racconto le peripezie. Il secondo l'abbiamo fatto a San Paolo, il terzo a San Pietro, abbiamo detto il prossimo, anche qua a San Pietro abbiamo detto il prossimo a Gerusalemme o a Paradiso. No, a San Pietro però vi voglio raccontare com'è andata, perché io ce l'ho detto col Covid che eravamo più di 3.000 e che non saremmo entrati neanche a San Paolo, che è la seconda basilica di Roma. E la terza di mondo, dove c'è l'unica che rimane è San Pietro, cioè al momento che facevo colazione mi fanno una parola, prego, non ci posso credere, cioè c'è anche faccia di pronuncio, ma di fare San Pietro. Dopo io scrivo, ma ho scritto tipo Papa Francesco, piazza San Pietro 1, che poi sarà il 1, insomma, città del Vaticano, così proprio abbiamo scritto. Però poi mi hanno mandato un indirizzo, ho mandato un'email e poi l'ho scritta di notte, che ero in vacanza, poi le 3 di notte, dico tanto figurati, non la leggeva nessuno, per cui non mi ricordavo neanche bene cosa avessi scritto. Mi rispondono, vorremmo alcuni chiarimenti, quindi voglio che ho scritto. Corriamo, le meccanica, bene, ma già non è, corriamo lì all'ufficio di tutti. Ma cosa intendete esattamente con il guardare San Pietro? Perché il dress code della marca non è mai anche guardato, no? Ma e quindi ho detto, non prego, mi scusi, anche le 3 di notte, io scherzavo, non pensavo mai che l'avesse letta qualcuno. E quindi alla fine insomma, ci hanno permesso di trovarci le 2 volte. Voglio dire due cose al volo, che la regola che ci siamo messi era che noi non parlassimo, cioè che fosse un modo per aiutare le amiche a incontrare i sacerdoti, quindi non deve essere una cosa che appartiene a nessuno, e i sacerdoti cambiano sempre, perché sia un modo di essere sempre più dentro la Chiesa, di voler bene la Chiesa e di godere delle sue ricchezze, che sono tantissime, perché cioè quelle che ho abitato finora sono solo una piccola parte di quelle che vorrei far conoscere alle mie amiche. E poi l'altra cosa che volevamo che fossero ascoltate le voci un po' di tutte, cioè di diverse ispirazioni, coloriture, diciamo. Quindi quest'anno c'era un sacerdote del Cammino, uno di CL, uno dell'Opus Dei, un religioso, un diocesano, un monaco, Roberto Ignetti, e uno della Curia, Picocco. Cioè, c'erano sacerdoti diversissimi tra di loro, e secondo me è stata veramente una ricchezza enorme. E i temi sono stati, il primo anno, la vita spirituale, e poi l'ascolto della parola di Dio, la preghiera e la confessione quest'anno. E il prossimo, quale già vi invito, due di voi, cioè, sarà sull'Eucaristia. Quello sul digiuno io non vengo, già lo dico. Collati, faccio un capitolo generale sui collati. Però, mi fermerei qui. Grazie di nuovo Costanza per tutte le parole, per la simpatia, bellissimo, come dice, cose molto, molto belle, ma soprattutto qui arriva tutto ancora più in profondità, però l'amore va bene e ci si apre a questa novità, a questa freschezza, grazie. Io adesso lascerei un momento di tranquillità, di dolcezza e di ascolto.
parola a voi. Se avete delle domande, delle riflessioni, per avere un momento di dialogo con Costanza, senz'altro ci arricchirà ancora di più. Grazie. Possiamo cantare insieme il canto numero 77. A me una battuta che viene. Se hai messo la web pass in casa mia. Nel senso che noto che hai colto tanti aspetti proprio della vita concreta, fanno far fatica e volevo un po' chiedere come maturi un po' i tuoi pensieri, da dove prendi spunto, anche gli esempi dei libri, ecco da dove ti viene questa riflessione, questa richiesta. Sì, ogni tanto sì, qualcuno mi chiede, una volta uno mi ha chiesto, scusi, siamo sposati? Ha detto, erano gli stessi di tanti, ma convinto perché era un uomo appunto che riconosceva che queste dinamiche erano un po' le stesse. Ma ho detto, come dicevo prima, secondo me il Signore ci ha scelti, mio marito particolarmente diversi, io particolarmente, insomma, con alcune caratteristiche molto accentuate e lui proprio orso in modo proprio quasi patologico. E quindi questa cioè, è sicuramente una storia faticosa, soprattutto per lui che il suo, diciamo, certo io che sono iperattiva e lui vorrebbe, ogni tanto dice, ma pensa se non ti avessi sposato, non ti sarei riposato. Pensa qualcosa che dico, no, ma saresti stato tristissimo, ma no, figurati, sul divano immobile. E poi un amico mi dice sempre che quando non vedo immobile sul divano lo devo rimproverare perché non c'è, sta ricaricando il testosterone, che è una cosa importantissima e che devo farglielo fare senza un rotolare. E quindi sì, osservo un po' quello che vedo a casa e poi cioè, cerco di poi altre cose che ho raccontato, cioè tutte le cose che ho raccontato nei libri sono vere. Ma ho cambiato un po' di volontà insomma, ogni tanto qualcuno mi chiede ma sono io quello, io dico sempre, però mi sembra cose che magari non avevo raccontato, prendo un pezzo di qua, un pezzo di là, cambio i nomi, le città, il sesso, anche quando è possibile. E quindi sì, un po' la realtà, un po' la mia realtà di casa, un po' anche questi figli, così le femmine, così belli, maschi così orsi tutte e due e sì, insomma osservo. Una volta una terapeuta della coppia, Marco Scarmagnani si chiama, bravissimo, e raccontava che cioè spiegava che proprio il cervello maschile è diverso da quello femminile, diciamo, per darvi un'idea, il cervello maschile è come ora questa chiesa nuova, di solito sono due navate, no? Al centro da un corridoio vuoto. E dice, l'uomo, cioè il cervello così diviso in due, al centro c'è lo spazio del vuoto, che è quella cosa meravigliosa che vi invidio tantissimo, perché voi ogni tanto potete anche non pensare a niente. Cioè, non ho che pensi, ma niente, no, dai, sei il mio padre che sta pensando, che è infelice, che non è contento di me, che avrebbe dovuto sposare l'amica d'infanzia. Non penso a niente, no, ma non è possibile, stai zitto, non è comprensibile questa cosa. Invece ho scoperto che tutti i bambini hanno una funzione buona, e che proprio ogni tanto l'accettano e la spiegano. E Marco Scarmagnani dice l'uomo gioca a palla in questo corridoio vuoto che è l'unico sbaglio consentito a un eterosessuale sposato, cioè maschio. E invece le donne hanno cioè, le quattro parti del cervello, perché i due emisferi sono divisi dal
altri due emisferi, tutte collegate. Per cui quando io comincio a dire una cosa, non so, che facciamo gli umani, cioè ci vogliono 40 minuti per tutte, ma no, perché avevo pensato che avremmo potuto fare, e allora però tu pensi, forse tu pensi che io dovrei, cioè è una cosa complicata, perché per noi le informazioni reali sono sempre collegate anche a tutte le possibilità, a tutte le cose che si potrebbero, che ne so, che facciamo in vacanza, quando, per esempio, un'altra differenza è che quando l'uomo arriva dal punto A al punto B, cioè sul punto A non si ritorna. Invece io, no, però avremmo potuto, se si fa il giro, se è tutto un cammino spirale. E quando riferiamo con la corrente che abbiamo detto da per chiuso, sono degli esempi di software, eravamo lì a un punto fermo. Però, cioè, è proprio la realtà fisica che siamo fatti così. Cioè, dal punto di vista mistico, diciamo, io penso che Dio ha pensato l'uomo e la donna perché solo insieme siamo veramente completi e che c'è una relazione sponsale sempre che ci definisce ai consacrati, è una relazione diretta con Dio, e per noi sposati è una relazione con Dio che passa da una relazione umana. E c'è un'immagine bellissima che usano quelli di Mistero Grande di Don Renzo Manetti, che mostra come all'inizio della vita matrimoniale le due parti sono, cioè è una cosa grafica che non riesco a raccontare, ma insomma il senso è un triangolo che si assorbiglia sempre più e che verso la fine della vita dà sempre più spazio a Dio nella coppia. E all'inizio c'è questa lavoro di imparare a funzionare insieme e di imparare a appunto le dinamiche l'uno dell'altro, ad accoglierle. Anche Giovanni Paolo II una volta chiese al cardinale Raffaele, mi racconto proprio lui, mi disse una volta il Papa mi chiese, ma tu quante volte al giorno leggi la Genesi? E il cardinale disse, ma quante volte al giorno, non è che la leggo, proprio tutti i giorni. E lui gli disse, no, ma sbagli, gli dovresti leggerlo più e più volte al giorno, perché lì è nascosto il segreto dell'uomo, dell'essere umano, cioè quando dice maschio e femmina la sua immagine, perché Dio è un Dio trinitario, che è un Dio relazione, e nell'essere maschio e femmina in relazione è proprio il segreto dell'essere umano, poi che appunto questo cammino matrimoniale che Dio vuole per ognuno di noi, o direttamente con lui, o l'uomo con la donna. Quindi imparare ad accogliere l'altro, l'essere dell'altro con umiltà, cioè non è che quando non è come io voglio o come speravo, non significa sempre che sta sbagliando. Spesso è una correzione, è una... per esempio mio marito tante volte mi mette a massa, mi fa stare aderente alla realtà. Una delle sue frasi ricorrenti è: non si può fare tutto. Dico, no, perché? Aspetta, vediamoci. C'è qui sempre l'umiltà, un'altra cosa, un altro... E mi dice, no, non lo voglio sapere, non voglio sapere niente. Ti fate, non voglio dire, perché mi stanco solo sempre. Però tante volte il suo riportarmi alla realtà veramente mi salva e mi custodisce. Io probabilmente lo salvo un po' cercando di spronarlo, sì. Quindi faccio tutte e due una grande fatica, però è quello che ci salva e che ci ha permesso sicuramente di fare un pezzetto di cammino con la cedernia. Vedo che non abbiamo domande, ma senz'altro i cuori si stanno muovendo tante cose e abbiamo bisogno forse di...
di coltivarle, di conservarle, come faceva Daniele, conservava tutto nel suo cuore, nel segreto del suo cuore. Io ringrazio ancora Costanza, veramente. Grazie, grazie. E vorrei, facciamo un applauso, che ci sta. Perché Antonietta è stata, posso dire così, un po' la nostra locomotiva, il nostro motore per riuscire a scrivere questo libro, che è stato un po' un miracolo, perché si è partiti forse a giugno è poco su e dice c'è il centenario di Santa Gianna, vogliamo scrivere il libretto che ci avevamo messo in mente già tempo fa. E ecco, adesso mi sento pronta. E dice, c'è la costellazione, c'è la disponibilità di Antonietta, il grande desiderio di Consuelo, la mia piccola disponibilità, e la partiamo. Ed è stata un'avventura bella, sono proprio un'estate intensa, di grandi scambi e di grande stupore, perché ci siamo proprio resi conto di come la presenza di Santa Gianna, nei 13 anni, ha dato tanti frutti. Tanti incontri, tanti casi che non sono casi, Consuelo potrebbe raccontare tante storie. E quindi questo libretto adesso Antonietta ci presenterà. Grazie Antonietta. Ma io sono entrata nell'impresa di questo libretto proprio all'ultimo momento, nel senso che appunto Consuelo mi ha interpellato soprattutto per dare una mano dal punto di vista redazionale, e è stato impossibile per me rimanere distaccato, cioè dal contenuto che andavamo raccogliendo, che avevamo messo in queste pagine, e soprattutto rimanere distaccata dall'origine di queste storie. Nel libro sono raccolte le storie e le preghiere di alcune famiglie, e parlano soprattutto le mamme, però è presente la famiglia. E l'occasione della nascita del gruppo di preghiere Santa Gianna, quindi delle storie che qui abbiamo raccontato, è stato il caso di una famiglia che aspettava un bambino che si presentava con un problema. E poi la maggior parte delle storie che qui abbiamo raccontato sono così, sono storie di queste famiglie confrontate con questo fatto. E cioè di fronte al problema di un bambino che si presenta non come lo aspetti, come lo immagini, di fronte a quello che ti viene proposto oggi dalla cultura, che sembra, Papa dice, la cultura dello scarto, che sembra incapace di apprezzare quello che non si presenta come perfetto, nel cuore delle mamme e dei papà si gioca sempre il dilemma, perché uno sente dentro di sé una vita di cui intuisce che non è padrone, e però non si sente incoraggiato ad accogliere questa vita. E comunque quello che appare chiaro è sempre che ti accorgi che la vita non è un bene disponibile, cioè qualche cosa che chiede di essere accolto, di essere rispettato, come è accaduto a Santa Gianna con questa sua scelta, che per molti oggi appare incomprensibile, di rischiare lei la morte, di andare incontro alla morte per permettere a questa vita che aveva dentro di sé di crescere, di vivere, di nascere, di esistere in questo mondo, perché in Dio sarebbe comunque esistita per sempre. E poi è abbinato questo desiderio che si presenta evidente anche tutta
tutto la percezione della fragilità. Sembra impossibile poter accogliere una vita che si presenta ferita fin dalla nascita, sembra un compito superiore alle proprie forze. Ed in realtà è un compito superiore alle proprie forze, se si resta da soli, se non si cerca l'aiuto, se non ci si apre una compagnia, alla compagnia di altre persone, alla compagnia di Dio. Cioè, nei racconti che ho ascoltato, incomincia subito la compagnia tra il marito e la moglie, tante volte. Comincia lì la compagnia, poi diventa la compagnia con il parroco, con il prete, oppure con l'amica, oppure con la... E poi man mano ci si allarga proprio a una compagnia umana e a una compagnia soprattutto nella fede. L'inizio del gruppo di preghiera è stata proprio una richiesta d'aiuto, resa possibile da un'amicizia precedente, che era un'amicizia nella fede, un amico che dice aiutatemi perché mio fratello e mia cognata stanno aspettando una bambina che nascerà con una sindrome incompatibile con la vita. La risposta a questa domanda è stata una preghiera da subito comunitaria, da subito condivisa con altre mamme, detta così di fretta nel cortile della scuola, ma poi le reliquie di Santa Giada presenti in questa chiesa hanno come attirato verso la chiesa della Trasfigurazione e di fatto, venendo qui parlando di parroco di questo momento di preghiera, questo gruppo si è inserito nella vita parrocchiale. Il parroco si è coinvolto, è andata alla messa e via via tutti i gesti che hanno accompagnato questo giovedì di Santa Gianna, il rosario, la messa, il caffè dopo, la condivisione. E soprattutto le reliquie di Santa Gianna hanno un significato all'inizio della conoscenza di Santa Gianna, della sua vita, della sua esperienza, di quello che era, della grandezza di questa santa, che è stata una donna, pienamente donna, un medico pediatra, una sposa e una madre, cioè una donna pienamente inserita nel suo tempo, nella sua società, con questa coscienza che la vita era un dono che doveva essere ridonato, perché questa l'ha accompagnata da sempre. E quindi a lei, a questa mamma, sono stati affidati tutti i problemi che venivano consegnati a questo gruppo di preghiera. E da una piccola preghiera detta nel cortile della scuola è uscita una compagnia grande, gratuita, con tantissime esperienze di dolori condivisi da persone molto diverse tra loro, di diversa provenienza da tutti i punti di vista, ma tutte le persone accolte in un'amicizia fedele. E anche il libro è nato così, è nato ascoltando i racconti, facendo memoria dei passi compiuti, accogliendo suggerimenti, osservazioni più svariate e crescendo nella devozione a Santa Gianna, con un continuo riferimento alla quella che è la, diciamo, che vive per rendere testimonianza alla sua mamma, che è Gianna Emanuela, incontrata soprattutto nei pellegrinaggi, che ha seguito da vicino tutto questo lavoro e ha offerto per arricchire il libro alcuni suoi contributi. Devo dire ancora una cosa, c'è voluto coraggio per fare questo libro, non da parte mia, naturalmente. Perché nessuna delle storie che qui sono state raccontate indica qualcosa che è alle spalle, che è stato superato. Siamo sempre in un presente, ogni giorno. In secondo luogo, non era il dolore per le persone che raccontavano la loro storia riandare allo sconcerto, alle paure, alle fatiche passate, proprio perché non sono mai passato tutto, ma su tutte queste fatiche, su questa tentazione di non ricordare più, di tacere,
hanno come nato due altri sentimenti. Primo, la gratitudine, perché nel travaglio, nel dolore, nella fatica di queste storie, in realtà la vita è diventata più piena di gusto, più intensa, più bella, più vera. In realtà queste fatiche hanno significato un dono grande alla vita. E la seconda, il secondo sentimento che ha dominato è la coscienza di una responsabilità verso le famiglie confrontate con prove così drammatiche. La responsabilità di far sapere che è impossibile una compagnia, che c'è qualcuno che è disponibile ad accogliere, ad ascoltare, ad accompagnare, a rispondere alle tante domande, soprattutto a far compagnia nella preghiera, nell'amicizia, nella fatica di ogni giorno e anche una compagnia verso i medici, perché sappiano, si rendono conto che anche di fronte a una vita che si presenta come problematica c'è una possibilità, perché non si rassegnino a non curare. Allora, molti hanno chiesto da dove vengono il titolo e l'immagine della copertina. Il titolo è una citazione da una lettera di Gianna a Pietro Molla all'epoca del loro fidanzamento, che loro hanno vissuto molto nella preghiera, un po' come chi si prepara ad entrare in convento, ed avevano molte ragioni perché la vocazione matrimoniale è una vocazione. Non solo il coronamento di usura. Oppure la fine del sogno. Quindi svegli per la sogno. E l'immagine rappresenta tre angioletti che sono rappresentati nel mosaico sulla porta della cappella mortuaria della famiglia Molla. Questi tre angioletti rappresentano in realtà i tre fratellini di Pietro Molla che sono nati prima di lui e che sono morti entro i primi due anni di vita. Portano un cartiglio su cui è scritta la seconda parte, di una frase della Bibbia: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Loro portano la scritta in latino: e ti darò la corona della vita. Io ho finito, il libro è a disposizione, è nato dalla, diciamo così, ascoltando supplementi, interventi, collettivi di tutti, malgrado i tempi in cui arrivavano, la nostra grafica ha avuto una pazienza sovrumana, disponibile a inserire correzioni, correttivi, variazioni, fino all'ultimissimo minuto. Credo che l'ultima correzione sia arrivata circa 5 minuti prima del termine ultimo in cui il file deve andare in fotografia, non tanto prima. La scusa dei pubblici, che è vero che il risveglio è alzato in parte, perché quello che mi disse la mia amica che in 10 anni era una vicina, poi è vero anche quello che adesso è molto più bello, perché all'inizio. E poi non posso, se posso aggiungere, siccome ho diversi amici con figli disabili che soffrono tantissimo la solitudine di non avere una compagnia concreta intorno, sì, no, è molto bello quello che state vivendo e se capita magari di ricordare che è fondamentale lasciare seguire le famiglie, perché non è la realtà, forse questa è la realtà speciale. Vista l'ora, dico una cosa, ma per io sono molto grata per la tua presenza qui tra noi, che ci ha portato questa allegria, no? Che ne avevamo bisogno, no? Sentire, raccontare così del matrimonio, della mia
vita di coppia. E tutto questo lavoro in fondo che come donne, parliamo perché siamo donne, magari un giorno ci sarà più un uomo, sarei curiosa di sentire. Ecco, quindi grazie, Santa Gianna è una donna, quindi sicuramente è passata leggendo anche le sue lettere, tipo questo lavorio, no? Prima del matrimonio, durante che invitava suo marito, e lui molto presente, e anche descritto come un tipo silenzioso, come un po' così, no? Il marito di Santa Gianna. Quindi, ecco, due cose subito. Una novità è che, essendo il centenario di Santa Gianna, la pastorale familiare ha invitato attraverso il nostro gruppo la figlia di Santa Gianna, quindi Gianna Emanuela verrà a Lugano il 22 aprile, proprio in occasione della chiusura del centenario. E questo andate chi può a vedere sul sito della pastorale familiare, sarà anche comunicato dove. Qui abbiamo a disposizione l'uscita, il libro di cui parlavamo, è la prima volta che il gruppo di Santa Gianna di Coprivia fa qualcosa di così. Anch'io non me l'aspettavo e devo dire che questa santa ci fa lavorare. Non è proprio una santa tranquilla, che dice andate in chiesa e finisce lì, ecco. Anche i mariti fa lavorare. E anche i mariti, ecco qui, abbiamo. Quindi effettivamente è un po' particolare come ci va a prendere, però ecco, ci va anche la compagnia vicina veramente di tante famiglie anche qui della parrocchia, non solo, e sempre una gratitudine veramente profonda che viene dal cuore. E basta, io ho questo da dire, e altro, all'uscita appunto c'è il libro, e questo, ma anche quello di Costanza Miriano, sì, e il libro deve mettere tra Gianna Emanuela e Pietro, quindi tra l'altro, appunto dicendo ci fa lavorare Santa Anna, perché in occasione centenario ci ha aggiunto un capitolo che ci ha un po' spiazzato. Pensavamo già di essere a posto, avendo cominciato a conoscere qualcosa della santa. E invece, arrivati giù, si è aperto un capitolo sulla raccolta di tutti i documenti del marito. Cioè, il marito ha scritto delle cose bellissime in rapporto con lo zio, il fratello di Santa Gianna, che un frate medico da cugino missionario. Ecco, adesso Gianna Emanuela sta raccogliendo, perché gliel'hanno chiesto, tutti questi suoi scritti di uomo, sposo, padre di famiglia, imprenditore di una certa fama, sapete tutti forse, che aveva in mano questa grossa ditta di fiammiferi e viaggiava a girare. E quindi niente, si è aperto, no. Questa non me l'avevo scritto. Ecco, in anteprima verrà probabilmente entro gennaio pubblicato tutto questo nuovo volume con gli scritti maschili, questa opera, il nuovo che scrive e che è un modello molto moderno, come lei. Niente, mi sembra che. Sì. Sì, sulla registrazione. Sì, abbiamo registrato l'incontro, l'incontro sarà disponibile più presto su YouTube, non sappiamo bene su quale canale. Deciderà presidente, no? Perché deciderà, no, penso che questo è tramite, non sarà, ma tramite Cattolica, ecco, comunicheremo questo appunto sull'inserto. Dovevano essere presenti loro oggi a registrare, ma si sono malati, si è rotta la telecamera, non mi dico di tutto. E adesso. E ci pensa marito. Esatto. Dei mariti, insomma. Esatto. Ma solo dire che è andato un po' di lezione.
cuore di Santa Gianna, conosci insieme a San Pietro, sono molto disillusa. Ah, in Puglia, a Puglia, che non so come mai lì, però è un ordine di suore didattiva, però fanno un sacco di cose con alcuni poveri, gli anziani, e hanno un lavoro enorme con veramente pochissime risorse. E spammano praticamente nel suo paese, sono bravissime, meravigliose. Sì, tante persone a cui dire grazie, effettivamente non saprei da che parte cominciare. Comunque vorrei concludere con una frase del Rosario che recitiamo spesso, cioè tutti i giorni di mattina qui. E dice così, no? Per intercessione di Maria, Madre di Gesù, e sull'esempio di Gianna, dispone tutte le madri ad accogliere con amore ogni vita nascente e sostienici tutti nel rispetto ad ogni vita. Ecco, questo è un invito che ogni volta ci viene proposto, ecco. Quindi vorrei condividere questo invito. Di diffondere un pochino questo invito come possiamo, un pochino questo era il desiderio di questo gruppo.